Se prendete molto sul serio la pesca, è probabile che vi interessino molto le esche. Se un verme è come un hamburger, un'esca artificiale è come un filetto di manzo. Le esche artificiali attraggono i pesci, imitando i cibi da loro preferiti o riflettendo la luce. Esistono esche di molte forme e dimensioni diverse. Possono raggiungere i 30 cm di lunghezza e pesare fino a 400 grammi, praticamente quanto un telefono cellulare. Solitamente sono in ottone. Questo modello consiste in un foglio di ottone dello spessore di meno di un millimetro. Esso viene inserito in una pressa dotata di stampi per il taglio delle varie forme che produce 2000 pezzi in un'ora. Sembra un'operazione rapida, ma consiste di quattro fasi consecutive. Il primo stampo imprime il marchio di fabbrica e l'identificativo del modello sull'esca. Pratica una fessura al centro e due fori all'estremità. Il secondo stampo dà forma all'esca. Il terzo taglia. Il quarto e ultimo stampo conferisce a ogni pezzo una forma a cucchiaio. Per questa ragione questo tipo di esca è comunemente detto cucchiaio. Questa forma fa muovere l'esca nell'acqua come un piccolo pesce. Quell'oggetto azzurro in basso a destra è un erogatore d'aria, serve a spingere le esche uscite dalla pressa in un collettore. Le esche artificiali variano per dimensioni, forma e consistenza. La placatura, eseguita con diversi metalli, crea effetti diversi nell'acqua. Tutti questi fattori determinano il tipo di pesce che ogni esca attrae. Il processo di placatura è definito elettroflacatura perché si svolge sfruttando l'elettricità. Gli operai collegano le esche agli elettrodi, le immergono in una soluzione acida e le fanno attraversare da una corrente elettrica negativa. Il metallo della placatura viene invece attraversato da una corrente positiva. L'acido dissolve il rame in particelle caricate positivamente. Ciò le indirizza verso le esche caricate negativamente, che si rivestono così di un uniforme strato di rame. Dopo un'adeguata sciacquatura, le esche passano alla vasca successiva per la placatura al nickel. Dopo essere state sciacquate di nuovo, è il momento dell'ultima placatura, quella in argento. La placatura in argento richiede due strati di rame e nickel. Per impedire che l'argento si annerisca, le esche vengono rivestite con una lacca trasparente. Le esche placcate in oro a 24 carati non richiedono smaltatura perché l'oro non si ossida. Quindi la decorazione. Uno dei modi per decorare le esche consiste nella tampografia. Una macchina applica l'inchiostro a una placca metallica incisa con un disegno. Quindi un tampone in silicone viene premuto sulla placca. Il tampone è poi applicato all'esca, sulla quale trasferisce il disegno. L'inchiostro è ad asciugatura rapida per evitare che sbafi. In alternativa si possono usare decalcomanie. Esse aderiscono grazie a una colla impermeabile prodotta appositamente per l'industria della pesca. Dopo la decorazione, all'esca viene attaccata un'ancoretta. In seguito, l'esca e l'amo verranno uniti alla lenza. Alcuni modelli hanno ami decorati. Il principio si fonda sulla necessità di dare colore all'esca per renderla più appetitosa. Per fare ciò si avvolge un filo di nylon all'asse dell'amo, recidendone poi l'estremità. Quindi si aggiungono due piume di colori diversi. Vengono prese dal collo del gallo e applicate attorno all'asse dell'amo, sopra il filo di nylon. Le piume di colori diversi si confondono tra loro e coprono la testa dell'amo, rendendola invisibile. Le piume vengono assicurate all'amo grazie a un altro giro di filo di nylon. Qui viene applicata una decalcomania su un'esca di tipo diverso, il cucchiaino, la cui caratteristica è una continua rotazione per riflettere la luce e scintillare, attraendo i pesci. Infine si attacca l'amo all'esca. Secondo la sua complessità e il numero di placature necessarie, la fabbricazione di un'esca può richiedere dai 45 minuti alle 2 ore. Molto tempo per creare esche irresistibili per i pesci.